trattato comporta una politica nucleare condivisa tra i due paesi in una prospettiva paritetica e anche di lungo periodo. La Francia ha oggi un assetto tale che le consente di produrre per via nucleare quasi l'80% del suo fabbisogno, con due conseguenze. Il primo è che questa è produzione di energia pulita in un sistema ormai di assoluta sicurezza. Il secondo è che i cittadini francesi pagano l'energia che consumano quasi la metà rispetto ai cittadini italiani. La parte di sostanza dell'accordo non rilancia intanto il nucleare in Italia quanto segue il modello all'Italia, ovvero sia è un impulso, un sostegno alla costruzione di un mercato per l'industria francese. I passaggi infatti sono abbastanza semplici. Il primo è che l'industria pubblica italiana Finmeccanica sostituisce la Siemens nell'azienda Areva, che è l'azienda francese che produce le centrali, e ci sarebbe da chiedersi perché la Siemens se n'è andata pur avendo il 38% del capitale. La seconda è che l'Enel raddoppia la sua partecipazione con capitale pari al 12% anche nella seconda centrale in costruzione in Francia, quella di Penly, e la terza è che si fa una joint venture Enel-EDF per esportare centrali nucleari su modello francese, quindi l'EPR, in giro per il mondo. Il quarto accordo, dice, il quarto elemento di questo accordo è poi l'avvio del nucleare in Italia. Ma di questi quattro diciamo, tasselli, i primi tre sono veri, il quarto è tutto da definire. Credo che sia sicuramente a causa di una cattiva informazione il motivo per il quale nel nostro paese c'è paura nei confronti dell'energia nucleare. Il mix che noi ipotizziamo è un 50% con le fonti fossili tradizionali, con le nuove tecnologie che ci sono anche sul carbone pulito, che sono importantissime, e attraverso quel 25% di energie rinnovabili, potenziando anche l'idroelettrico, perché anche lì, dopo il Vajont, fermi. Questo paese in questo modo ha fermato tutto il suo sviluppo e ne paghiamo le conseguenze. E l'altro 25% con il nucleare. Noi non dobbiamo dare l'impressione che qui si fa un business sul nucleare. Noi dobbiamo spiegare che l'unica possibilità di conciliare il rispetto che si deve all'atmosfera, al pianeta, con la necessità di avere maggiore energia, passa sì con l'efficienza energetica, passa sì nella speranza delle rinnovabili, ma passa anche attraverso un nucleare sicuro, come oggi la scienza ci garantisce. Diciamo, una delle cose che si dice sul nucleare, una delle frasi fatte, se vogliamo, degli slogan utilizzati da chi propaganda il nucleare, è che il nucleare, il kilowattore nucleare costa meno. In realtà questo non è vero perché laddove esiste il nucleare, la maggior parte dei casi, anzi la totalità dei casi, c'è una sovvenzione statale, sia nella parte di costruzione delle centrali o nella parte di sgravi fiscali. Basta pensare che proprio recentemente, qualche anno fa, Bush ha varato un piano per il nucleare, per cui le compagnie private hanno detto: in queste condizioni forse ci conviene tornare al nucleare. Quindi è evidente che è un mercato drogato, quindi con forti interventi pubblici. Quindi c'è un costo per finanziare la costruzione delle centrali nucleari, e ci sarebbe anche in Italia. Ma soprattutto, e questa è la cosa di cui non si parla mai, c'è un costo dopo. Cioè il nucleare non finisce nel momento in cui la centrale viene chiusa. I costi continuano a correre perché il reattore continua a funzionare, va continuamente raffreddato, cioè ha dei costi che vanno avanti, tant'è vero che non molti lo sanno in Italia, ma noi continuiamo a pagare oggi l'uscita dal nucleare che abbiamo fatto 20 anni fa,
Quindi questi costi in 20 anni hanno continuato a esserci, cioè sono nella voce A2 della bolletta elettrica, quindi chiunque sia interessato lo può verificare di prima, continuiamo a pagare. Quindi questa è la verità sui costi del nucleare, e qui non abbiamo ancora toccato l'altro elemento, tutto sconosciuto perché nessuno l'ha mai fatto, che è il decommissioning, cioè la messa in sicurezza delle centrali una volta chiuse definitivamente, cioè le scorie e tutto il resto. Questi costi nessuno li sa affrontare perché nessuno l'ha mai fatto. Qualora venisse scelta Latina come uno dei quattro siti, visto che già ospita o ha ospitato comunque una centrale in dismissione, sicuramente ci saranno dei contraccolpi economici, sia legati allo sviluppo che questo territorio per collocazione geografica ha, ovvero uno sviluppo turistico, avendo 21 chilometri di coste sabbiose, avendo sostanzialmente i monti a poco più di 12 chilometri, avendo un'economia nata dall'agricoltura, che comunque l'agricoltura oggi si sta trasformando, e potrebbe avere il proprio sviluppo nel turismo e nella portualità. Preoccupazione non è tanto la nucleare, ma secondo me la messa in sicurezza delle scorie che ci sono ancora presenti nella centrale nucleare. La paura nostra è anche la mancanza di chiarezza e la verità su quali sono realmente i rischi che ci sono. Personalmente mi spaventa, poi comunque chi vive in un luogo dove c'è già una centrale forse è maggiormente sensibile, quindi ha un'avversità forse più marcata di altri territori. Comunque in linea generale sono contrario al nucleare. Questo territorio ha, in termini, come dire, di servitù per l'energia nucleare, ha dato veramente molto. Ha atteso tempi lunghi affinché iniziasse anche l'opera di messa in sicurezza, e che quindi, voglio dire, merita questo territorio di scegliere, o meglio di continuare e perpetuare nelle scelte che ha fatto, che sono di origine diversa e quindi di natura anche imprenditoriale diversa. Il Consiglio Comunale all'unanimità, non moltissimo tempo fa, ha scelto diciamo proprio in quei luoghi dove si trova la centrale, ha scelto il futuro che è legato alla portualità come chiave di volta anche dell'impresa, della storia, del divenire di questo territorio.